pugliesi, cittadini, buono un movimento combattente nella speranza che l'Italia si rialzi in piedi. A nessuno ha il coraggio di farlo perché proibito, forbite, vergogne, non si può fare. Tutto deve essere in mano alla BCE e alle famiglie sioniste che stanno dietro la BCE. Viva Barcellona! Siamo una forza nuova, stupenda, meravigliosa. Ma noi siamo fascisti, noi di Forza Nuova siamo l'unico sostegno da dare a Bologna. Io sono qua come simpatizzante perché qui Bologna è veramente triste. Da bambino mi dicevano, per spaventarmi, per farmi star buono, non dicevano chiamo l'uomo nero, dicevano chiamo il carabiniere e io stavo buonissimo. Oggi una giornata antifascista. Siamo appena stati caricati violentemente dalla polizia. Come ogni volta che i fascisti vengono in qualche città, c'è una piazza antifascista contro di loro. E ogni volta la polizia è dalla loro parte, caricando gli antifascisti. Ancora una volta polizia e fascisti dalla stessa parte. Sono un operaio della Breda Menarini, sono in cassa integrazione e sono qua in piazza per lottare. È tutto il giorno questa rimobilizzazione, è tutto il giorno che siamo qui a dire che i fascisti di Forza Nuova non sono i benvenuti e che li disperiamo da dove sono arrivati. Il problema c'è, loro sono di sinistra, gli altri sono di destra, ci sono i bianchi, ci sono i neri, dovremmo essere una democrazia, devono parlare i comunisti e anche i fascisti. Secondo me ha ragione tutti, dopotutto la ragione si deve matti. Sono Pietro Patalino e credo nell'ideale del socialismo, del comunismo. Il fascismo non è un'opinione o un'idea, il fascismo è un'ideologia che non può essere accettata in un paese democratico. È un movimento liberticida e elimina ogni tipo di libertà, è assolutamente dannoso per la democrazia. Oggi per fascismo si può anche intendere tutti quei movimenti politici che tendono, diciamo, a aumentare le diseguaglianze tra i popoli dal punto di vista religioso, di provenienza, di etnia e anche di orientamento sessuale. Nella piazza Galvani parla Fiore di Forza Nuova. Oggi la presenza di Forza Nuova ha un significato molto importante. Sono per la protesta dell'antifascista. Odio i fascisti. I fascisti mi fanno schifo. Il loro modo di pensare, il loro modo di agire, mi fa schifo. Antifascismo è uguaglianza e alleanza contro la repressione. Il fascismo è farci trovare uniti contro il vero nemico. Io sono Federico, oggi sono qui perché in questo momento si sta tenendo un comizio di un noto partito fascista, Forza Nuova, di un noto fascista di nome Roberto Fiore. Il fascismo non deve avere cittadinanza in questo paese perché non porta ad altro che alla violenza sociale. Perché se è vero che c'è uno scontro nello Stato, c'è un golpe in atto di estrema sinistra, delle organizzazioni cattocomunista che da 70 anni tengono l'Italia sotto il tallone degli americani e dei massoni. I comunisti non servono a niente. I fascisti non devono parlare. Bologna. Sono ancora al vecchio partigiano, portami via. Cosa significa partigiano? Perché sono la fogna della società. Comunisti che non c'entrano assolutamente niente con l'Italia e non hanno nessun potere, niente. Cioè, vengono qui a protestare e basta, senza motivo. Loro protestano per niente. Noi di Forza Nuova l'immigrazione la vogliamo eliminare. Bologna è antifascista, è la città della medaglia d'oro, della resistenza. Vogliamo Bologna pulita, vogliamo un'Europa pulita. Il fascismo fa schifo, il fascismo è fuori legge. Sempre. I comunisti
che hanno sempre una faccia che fa schifo, e dobbiamo dirlo, sono tutti contro la nostra nazione, contro i nostri cittadini, quelli che dovrebbero essere e salvaguardare. Sinceramente non so neanche io perché sono qua, non solamente per contestare, per opporre al comizio di Forza Nuova, quei quattro gatti che sono in piazza Galvani, che sono lì a ascoltare un altro poveretto. Passiamo in attesa di vedere le espulsioni, quelle 600.000 espulsioni che ci avevano promesso durante il periodo elettorale. Siamo in attesa di vedere che succede dei 250.000 esponenti della mafia nigeriana che stanno in questo momento, città per città, controllando gli angoli delle nostre piazze, controllando lo spaccio di droga, controllando quello della prostituzione. Il nostro non è un paese democratico, noi dobbiamo difendere. Comunque, io rispetto tutti, rispetto i poliziotti che poveretti sono in mezzo alla pioggia a fare il loro lavoro, per quanto sia discutibile il loro lavoro, rispetto i ragazzi che sono venuti qua a opporsi a tutta questa messa in scena, questa buffonata. Oh, Roberto Fiore, sarei disposto a combattere e a picchiare. Questo simbolo che porta al collo spiega l'unico simbolo, il mio pensiero, cioè l'infinito nello spazio e l'infinito nel tempo, così in cielo, così in terra, infinitamente piccolo, infinitamente grande.